go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Domenica 31 gennaio siamo sbarcati al Lido. Pensavate che il carnevale di Fano già era straordinario, particolare per la corsa degli uomini nudi, e invece no, ulteriore novità in questa domenica così baciata dal sole. Come vedete, tantissime tavole, ma a fine gennaio che cosa succederà? Carnevale in SUP. Una regata, si potrebbe dire, molto molto particolare, soprattutto tutti in maschera, insomma uno speciale che potrebbe far acqua da tutte le parti. Ma scherzi a parte, a carnevale ogni scherzo vale, seguiamo questo speciale così particolare. Carnevale in SUP sta per partire, siamo sulla spiaggia e siamo in compagnia di maschere stupende, ma soprattutto tra queste maschere vediamo anche proprio una rivista specializzata, For SUP. Sì, sono la redattrice di For SUP, Sheila Palermo, e oggi abbiamo deciso di partecipare a questo evento, primo assoluto, fare SUP con vestiti mascherati per questa occasione a Fano, visto che è un carnevale molto sentito. Grazie. Bene. Allora, buon divertimento. Grazie. Ecco, andiamo a trovare anche un'altra protagonista qui, coloratissimo, coloratissimo, rossissimo, rossissimo. Sono il toro, la mia mucca è il toro. Dove vedi rosso parti. Sì, sì. Bene, allora buon divertimento. Grazie, grazie. E abbiamo trovato addirittura una maschera molto insolita, perché c'era una signorina che è stata ingoiata da uno squalo. Signora, signora. Come mai è successo qualcosa qua a Fano di particolare? La povera signora, cioè, no, a me... stava lì a sedere, non faceva niente, l'ho mangiata, dai. E siamo in compagnia del vero protagonista, ci ha creduto tantissimo, Enzo Maggi di Mare Dentro. Allora, qui diciamo che il sogno è diventato realtà, finalmente tutti mascherati in mare a gennaio, il massimo. Il massimo, poi fortunatamente abbiamo anche una splendida giornata, c'è un po' di vento, però siamo tutti colorati, ci stiamo divertendo, speriamo di portare a Fano qualcosa di nuovo. Poi chi vuole venirci a trovare, Mare Dentro, scuola SUP, Rescue e Finsurf, venite alla Marina di Centro, perché a febbraio incominceremo coi corsi per iniziare col SUP e andare a farci un giro. Ecco, io volevo farti complimenti, Enzo, anche per il tuo vestito, sei veramente stupendo, questa parrucca. Grazie. Viola che ti dona. Grazie. Buon carnevale. Grazie. Buon carnevale in SUP soprattutto. Sì, grazie anche a voi di Fano TV, a te, a tutti gli altri, e speriamo bene. Vi aspettiamo che buttiamo le caramelle per i bambini. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high. Allora, sono in compagnia di Arianna, che naturalmente è mascheratissima, ci fa vedere un po' intanto a secco come funziona il SUP. Allora, perché bisogna fare tre remate da una parte, giusto? No. Una da una parte e una dall'altra, o remare un po' da una parte e poi cambiare un po' dall'altra. Hai mai fatto una, si può dire, una regata così particolare, una mascherata, una mascheregata, non so come chiamare? Ho fatto quella di Sinigallia a dicembre, il Babbo Natale in SUP. Però il carnevale non c'è rimasto? Il carnevale no. Direttamente da dove vieni? Io sono di Milano. Però adesso a Fano per il carnevale. Sono trasferita a Fano da un anno. Allora, buon divertimento. Grazie, grazie mille. Unknown and known, special when I come, hate will make you catch, love will. Non sono ancora scesi in acqua e guardate già che faccia. Li ammazzerò tutti in acqua, tutti, tutti, fino all'ultimo. Buon divertimento. Ciao, grazie. E sta partendo dal Lido di Fano ufficialmente questa mascherata così insolita del carnevale in SUP, e sono riusciti a mettere in un canotto anche un pupo. Sometimes I believe, at times I should go.
veduta che abbiamo dal Lido, sono ufficialmente partiti con questa particolare regata tutta in maschera e naturalmente qua insieme vediamo un po' quelli che sono gli elementi cardine della nostra città, il carnevale e il mare, per una volta insieme a gennaio. Allora siamo in compagnia di Davide, anche io sono Davide, ma lui è molto più bravo di me, avete visto che immagini, è veramente mozzafiato qua la darsena borghese. Ecco, aspettando il carnevale che arriva in sup abbiamo visto un arlecchino un po' insolito. Chi siete? Siamo i ragazzi del gruppo di Slackline Ancona. E Slackline Fabriano. Sì, anche io sono in trasferta, diciamo, mi sono aggregato al gruppo di Ancona. E abbiamo deciso, ecco, di, per il carnevale di Fano, di montare una slackline qui sulla darsena borghese e di improvvisare una camminata su questa slackline, che è proprio una fettuccia piatta in cui ci si cammina. È larga 2,5 cm e ci si fanno, ecco, evoluzioni, si cammina, si possono fare trick. Io ho una domanda, ma come si comincia? Perché, cioè, come nasce questa passione? Di sfidare un po', diciamo, cercare di migliorare il proprio equilibrio. È una ricerca in fondo anche di un senso di libertà, che camminando, ecco, in equilibrio su una fune tesa e si incomincia a terra principalmente, ecco, tendendo questa fettuccia, slackline, tra due alberi, ad esempio a 30 cm da terra. Poi piano piano si alza. Si va piano piano, si inizia come sta facendo quel ragazzo, diciamo, alle vostre spalle, e da pochi passi a pochi centimetri a tanti passi a tanti metri. Quindi. Bene ragazzi, allora noi salutiamo questi simpatici arlecchini e li aspettiamo tutti naturalmente poi al carnevale di Fano, che è molto più semplice che camminare su questa, sì, su questa slackline. Grazie ragazzi, ancora buon divertimento. Grazie a voi, ciao a tutti. Siamo alla darsena borghese con questa veduta veramente splendida, tantissime maschere in sup, insomma il carnevale l'abbiamo visto in tutti i modi, ma a gennaio sull'acqua mancava. Veramente una trovata genialissima, ringrazio gli amici del Club Sassonia e del Mare Dentro, perché veramente hanno avuto un'idea eccezionale, maschere dall'acqua, un effetto straordinario. È un record anche questo, perché per la prima volta 31 gennaio una mascherata sull'acqua che riempie il Porto Canale, con grande soddisfazione veramente dico che il nostro carnevale
dal cielo su terra e ora sull'acqua, come già l'avevamo provato in estate, anche in edizione invernale. Anche degli equilibristi vestiti da Arlecchino. Sì, sì, non ci siamo fatti mancare niente, ci abbiamo pure gli equilibristi, diciamo, di Ancona, che ringrazio anche loro perché è uno spettacolo unico che sicuramente metteremo in cantiere anche per l'edizione estiva, sicuramente. Ancora a tutti voi buon carnevale e vi lascio su questa meravigliosa veduta del nostro Porto Canale dalla Darsena Borghese, Fano. E la Darsena Borghese è venuta ad accogliere questa grandissima e particolarissima mascherata anche l'assessore Caterina Del Bianco. Sì, ci tenevo perché è una cosa molto molto originale e come al solito lo sport risponde alle manifestazioni cittadine alla grande. E l'associazione Mare Dentro ha inventato questa bellissima cosa che devo dire ha fatto camminare molti turisti e molti fonesi in questo bellissimo posto della Darsena a riscoprire i percorsi qua sotto. E forse esagererò un po', Davide, ma mi sembrava un po' veneziano il clima oggi con tutte queste maschere nell'acqua, veramente bellissimo. Credo che sia un piccolo seme di un qualcosa che sta nascendo perché tantissimi hanno approfittato anche un po' da tutte le Marche, non solo da tutta Italia, quindi chissà che magari questa non è la prima edizione di qualcosa che darà sempre un po' più lustro al Carnevale di Fano. Sì, perché poi il Mare Dentro ha la capacità di avere una bella rete di contatti, ho sentito molti accenti anche delle Marche del Sud, ma della Romagna, quindi benvengano questi agganci e benvenga portare tanta gente al nostro Carnevale e grazie ancora all'associazione Mare Dentro che si occupa di formazione, di sport, è fantastica. Felice di stare lassù. Siamo tornati di nuovo al Lido perché finalmente stanno tornando a questo splendido carnevale in SUP che è stato un grande successo di questa edizione 2016. Alle mie spalle, come dicevo, stanno tornando. Ancora complimenti a Enzo Maggi e tutto il suo staff di Mare Dentro che ha inventato questa insolita mascherata. È il caso di dire buon carnevale a tutti e soprattutto arrivederci al prossimo anno. Ed improvviso nel vento rapido me devo e mi c'era volare nel cielo.